Quando penso a Conte, no, che stavo dicendo, manca solo l'annuncio, ci siamo quasi. Penso a Spalletti, quando in quella conferenza stampa dice lo scudetto ci stiamo attrezzando piano piano. Ecco, la stessa cosa mo, Conte ci stiamo attrezzando piano piano. Signori, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Dario del Teldarion e in questo venerdì 31 maggio siamo qui riuniti per parlare del Napoli. Allora, questa settimana, come avete visto, ho messo un attimo da parte le news del, diciamo, recenti, quelle dell'ultima ora, perché volevo dedicare appunto questa settimana ai video classici che si fanno a fine anno. Abbiamo fatto il recapone della Serie A, il recapone del Napoli, il video sulla classifica, sul pronostico della classifica. Quindi questa settimana è andata così. Se vi siete persi quei video, vi lascio tutto nelle schede. Oggi torniamo a parlare del Napoli. Facciamo una sorta di recap su quello che è successo nella settimana. Ecco, quindi vi dirò un po' la mia sulle varie voci che ci sono state in questa ultima settimana. Prima però vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale, mi raccomando ragazzi, è totalmente gratuita, e poi attivate anche la campanella. Allora, cominciamo parlando un attimo di due giocatori che nel reparto difensivo ultimamente si sta parlando molto. Come ben sapete, ragazzi, la difesa è uno di quei reparti che la prossima estate il Napoli deve assolutamente migliorare. Lasciando stare Rachmani, che potrebbe essere magari valutato da Conte, però tutti gli altri, Juan Jesus, Ostigard, Nathan, quindi c'è da rifondare quasi un reparto intero. E sono stati fatti due nomi in quest'ultima settimana, che sono uno Mario Hermoso, difensore dell'Atletico Madrid, e l'altro, ragazzi, è Buongiorno del Torino. Allora, vi dico la verità, a entrambi i nomi dico più no che sì, e vi spiego. Allora, partiamo da Hermoso. Mario Hermoso è, come ho detto prima, difensore dell'Atletico Madrid spagnolo, attualmente ha 29 anni. E perché è stato accostato al Napoli? Perché essenzialmente va a parametro zero. Questo giugno, quindi tra un mese esatto, il suo contratto scadrà con l'Atletico Madrid e quindi sarà un parametro zero. Orazio Accomando, diciamo l'esperto di calciomercato di DAZN, ha praticamente detto che a oggi il Napoli è forte su questo calciatore. Su di lui ci sarebbe anche la Roma, però si trova indietro rispetto agli azzurri. Per me sono essenzialmente due i motivi per cui Hermoso dico più no che sì. Allora, innanzitutto, di che giocatore parliamo? Parliamo innanzitutto di un giocatore duttile, perché lui può fare il difensore di una difesa a 4, può fare il terzino sinistro perché è mancino, e può fare anche il braccetto di una difesa a 3, quindi può essere molto utile per la sua duttilità. È un difensore bravo nell'impostazione, molto forte fisicamente, bravo nel gioco aereo, quindi diciamo che ci sta, diciamo, compatibile con il gioco di Conte. Però, come ho detto prima, sono due le cose che mi fanno dire no. Una è sicuramente l'età, che va praticamente contro la filosofia societaria del Napoli, perché Hermoso ha 29 anni, ragazzi, e se tu lo prendi, io penso che gli fai minimo un 2 più 1 triennale. 31-32 anni non lo riesci più a vendere. E noi sappiamo bene qual è la filosofia del Napoli: prendi i giovani, li fai crescere e poi li vendi a un prezzo più alto. Quindi Hermoso non è compatibile con questa filosofia societaria. E apro una piccola parentesi, ragazzi, per dire una cosa. Non è che adesso viene Conte e quindi arrivano giocatori fenomeni 30, over 30, pronti nell'immediato. No, ragazzi, perché qua si crea il bias con Ancelotti. Vi ricordate quando arrivò Ancelotti? Tutti quanti dicevamo: adesso vedrete, arriveranno i grandi giocatori, arriveranno i fenomeni che ci porteranno lo scudetto. Poi arriva Ancelotti, Meret, Di Lorenzo, si parlava di James Rodriguez e poi non è venuto. Quindi la filosofia societaria comunque è una cosa che non transige, che non va a, diciamo, gli allenatori non vanno oltre la filosofia societaria, quindi se è arrivato Conte non vuol dire automaticamente che arriveranno i fenomeni. Il secondo punto che mi fa dire più no che sì per Hermoso è il fatto che è a parametro zero. Ragazzi, quando i giocatori vanno a parametro zero, è vero, risparmi sul cartellino, perché il cartellino vale zero, però quel che tu risparmi sul cartellino lo vai poi, diciamo, a pagare con gli interessi quando vai a fare i bonus alla firma, le commissioni agli agenti. Quando un calciatore va a parametro zero,
Proprio perché il cartellino è vale zero, chiede di più sullo stipendio, chiede di più sui bonus alla firma, chiede di più la gente per le commissioni. Ci sono un sacco di voci che vengono pompate quando il giocatore va a parametro zero. E a un momento il giocatore all'Atletico Madrid prende la bellezza di 4 milioni netti, quindi già la cifra 4 milioni è un po' borderline per il Napoli. Parametro zero, lui vuole andare via perché chiede di più, quindi io non credo proprio che sia un profilo fattibile per il Napoli. E poi l'ultima cosa, ragazzi, è un giocatore comunque che andando a parametro zero sarà interessato a varie squadre, potrebbero crearsi delle aste e sappiamo benissimo che il Napoli alle aste non ci partecipa, quindi Mario Hermoso per me è un no. Ma non perché non mi piace, ma perché lo vedo infattibile per vari motivi che vi ho spiegato. Riguardo Buongiorno, ragazzi, Buongiorno invece è un giocatore che è compatibile con la filosofia societaria del Napoli, è un profilo che già conosce la Serie A. L'unico problema, secondo me, è il costo del cartellino. Ho letto che Torino vuole 40 milioni. Non lo so onestamente se Napoli è disposto a pagare 40, vi dico la verità. È l'unica cosa che mi fa titubare. Però per il resto, secondo me, Buongiorno è un nome buono e che ti potrebbe far fare il salto di qualità. Però il cartellino è un po' troppo, secondo me. Non gli vale 40. Quindi chiudiamo la parentesi difesa e passiamo all'attacco. Fabrizio Romano ci ha fatto sapere che il Chelsea al momento non è interessato, cioè non è che non è interessato, non ci sono al momento dialoghi in corso tra Osimhen e il Chelsea, ecco, detta meglio, non ci sono trattative in corso. Attenzione, perché oggi ragazzi Osimhen ce l'hai sul groppone, al momento non ci sono club interessati a prenderlo. Ovviamente ragazzi siamo al 31 maggio. Ci sono ancora l'abbondanza di 3 mesi, ecco, quindi può cambiare tutto in questi 3 mesi. Però a oggi non ci sono interessamenti per Osimhen. E bisogna stare attenti, ragazzi, perché tu quando hai fatto questo rinnovo Ponte qualche mese fa, gli hai messo la clausola rescissoria. Però gli dai anche 10 milioni. E non vorrei che poi ce lo ritroviamo, diciamo, sul groppone e quindi rimane un altro anno. Ragazzi, questo è un problema perché secondo me il Napoli non può sostenere in contemporanea uno stipendio da 10 milioni per Osimhen e uno da 6,5 per Conte, cioè o uno o l'altro. Quello a cui devi rinunciare è Osimhen, ok? Poi mettiamoci tutti gli altri ingaggi che arriveranno durante il calciomercato, cioè non è possibile vedere un Napoli dove abbiamo in contemporanea Conte, Osimhen e tutti gli altri nuovi acquisti che verranno. Io penso che alla fine un club arriverà a prendersi Osimhen, ma ripeto quello che ho detto vari mesi fa. Io non credo proprio che riusciremo a prendere 100-120 milioni. Secondo me non arriveremo ai 100. C'è da tenere conto di una cosa: Osimhen è un giocatore che ti sposta, è un giocatore perfetto per la Premier League perché ha dei mezzi fisici che fanno paura, però ogni 3x2 sta infortunato. Si è rifatto male in nazionale, sta fuori un mese. È un giocatore che ti porta dei problemi. Ricordiamoci la vicenda del TikTok. È un giocatore comunque difficile da gestire. Secondo me la forbice è tra i 60 e gli 80. Io penso che sia quella. Ovviamente De Laurentiis si deve accontentare, non può fare il giochino del tiriamo la corda per prendere un po' di più. La cifra che arriva, quella ti devi prendere e ti devi pure stare perché poi rischi di tenertelo sul groppone e economicamente potrebbe essere un problema importante. Quindi registriamo che a oggi c'è questa mancanza di offerte. E ovviamente oltre a questa cosa Fabrizio Romano ha parlato anche del fatto di questo scambio che starebbero organizzando Napoli e Chelsea per Lukaku. Anche lì al momento nessuna conferma. Occhio ragazzi, perché poi nel Chelsea c'è anche un altro giocatore attaccante che dovrebbe andare via, che è Armando Broja. Penso si chiami così. Broja, se vi ricordate, è un nome che anni fa fu accostato al Napoli quando era ancora un under 18-19 anni. Al momento, cioè oggi ne ha 22. Mi ricordo questo nome perché qualche anno fa fu accostato. Diciamo che Broja è uno di quei profili che secondo me rispecchia il centravanti che vuole Conte.
E qui mi allaccio appunto ai nomi che sono stati fatti in attacco, perché ultimamente sono stati fatti principalmente due nomi in attacco: Retegui, l'attaccante del Genoa, e poi Lucca, l'attaccante dell'Udinese. Questi due nomi però sono stati fatti come sostituti di Simeone, quindi dovrebbero essere la riserva del centravanti. Ora, secondo me, ragazzi, l'attaccante tipo, il centravanti tipo di Conte è un profilo simile alla Lucca, a Retegui, cioè quei giocatori con una potenza fisica importante, ben strutturati, che sanno giocare di squadra, che sanno fare, diciamo, sanno giocare a spalla alla porta, sono bravi nello smistare, diciamo. Per chi gioca a Football Manager è il ruolo del fulcro del gioco, no? Se ci pensate, al Tottenham e all'Inter ha avuto Lukaku e Kane, che sono bene o male quelli il tipo di giocatore che vuole Conte. Quindi Lucca e Retegui, io dico, sono nomi molto molto verosimili per il Napoli. Certo, avere un Retegui come riserva sarebbe tanta roba, onestamente, sarebbe tanta roba. Lucca, secondo me, meglio se fa un altro anno l'Udinese. Però c'è una cosa che voglio dire, cioè, questi nomi verrebbero come riserve di Simeone, ok, e che dire, che fine fa? Lo rimandiamo in prestito da qualcun altro, oppure approfittiamo comunque della stagione buonina che ha fatto a Frosinone, e quindi lo vendiamo e ci facciamo la plusvalenza? Diciamo che a oggi, sentendo questi nomi, tu dici che Dida non rientra nei piani, e quindi o prestito o lo cediamo. Diciamo che Chiedira alla fine, ragazzi, è l'inglese della situazione, ve lo ricordate, inglese? Io non so dirvi quale sarà il nome che andrà a sostituire Osimhen, però il profilo secondo me è quello lì, giocatori alla Lucca o alla Retegui. E riguardo Conte, ragazzi, Conte una settimana è passata e questo annuncio fatidico ancora non è arrivato, ma io credo che sia soltanto una questione di tempo. Cioè, perché l'annuncio non è arrivato? Secondo me per un motivo molto semplice. Il contratto di Conte, ragazzi, è un contratto molto molto complicato, pieno secondo me di piccoli intoppi, che ne so, stai magari trattando su quel bonus, se metterlo un pochino più alto, se stai trattando su qualche clausola magari. Allora, la clausola che dissero che Conte si libera gratis, per me è una cazzata immane, però secondo me De Laurentiis metterà una clausola tipo, che ne so, se va male io ti esonero, allora non ti pago più, oppure c'è una buonuscita già concordata e così poi non ti devo più pagare per il resto del contratto. Secondo me una roba del genere la metterà, però non credo a clausole così fantasiose che si libera gratis. È un contratto molto complicato e quindi ci sta magari che si prendano qualche giorno in più per trattare su sui piccoli dettagli, ma io credo che ormai sia fatto, ragazzi. A questo punto penso sarà o il weekend, questo qui, o l'inizio della settimana prossima. Si sta parlando di un Napoli che sta programmando una presentazione al Teatro San Carlo martedì mattina. Sarebbe un'ambientazione molto molto di alto livello. Certo, facemmo una cosa simile anche con Garcia, ecco, però lasciamo stare. Presentazione al Teatro San Carlo sarebbe tanta roba, e mi piacerebbe, vi dico la verità, mi piacerebbe anche vedere un video ad hoc come presentazione, non il classico tweet benvenuto Antonio, una roba del genere, però un bel video tipo quello che fece l'Inter con Conte, per capirci. Una roba del genere mi piacerebbe molto, perché comunque stai prendendo Conte, e qualcosa di un po' più elevato a livello di contenuti per un allenatore come Conte secondo me andrebbe fatto. Dobbiamo solo aspettare, ecco. Sapete, quando penso a Conte, no, che stavo dicendo manca solo l'annuncio, ci siamo quasi, penso a Spalletti quando in quella conferenza stampa dice lo scudetto ci stiamo trezziando piano piano. Ecco, la stessa cosa mo, Conte ci stiamo trezziando piano piano. È proprio lì l'attesa, che è essa stessa il piacere, no? Quindi state tuned, ecco, come dicono quelli bravi. State tuned, perché io penso che ci siamo. Da un momento all'altro può arrivare il fatidico annuncio. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti su tutto quello che abbiamo detto in questo video. Lasciate un bel like, mi raccomando, che è gratis, così come l'iscrizione. Ecco, iscrivetevi, che
importante, e poi attivate anche la campanella. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Forza Napoli sempre, io vi auguro un buon venerdì, vi auguro anche un buon sabato se non dovessimo vederci domani, e niente, ci vediamo alla prossima.